generare 1,21 gigawatt di energia. 1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt! Bontà divina! Doc, ma che diavolo è un gigawatt? Per me è stata una giornata indimenticabile, quella in cui ho saputo di aver vinto il provino per Ritorno al Futuro. Ho superato una prima selezione, abbiamo fatto quello che adesso che siamo tutti anglofili si chiama un recall, ovvero abbiamo fatto praticamente la semifinale, la finale, la finalissima e tutto il resto. Il giorno di luglio in cui mi comunicarono che avevo vinto il provino è rimasto per sempre nella mia memoria, non perché io ai tempi immaginassi che Ritorno al Futuro sarebbe stato il fenomeno che è stato, ma perché, l'ho già raccontato mille volte, era il giorno in cui io mi congedavo dal servizio militare. L'attore e io siamo praticamente coetanei e quindi già partiamo con un punto di vantaggio, perché anche il mio vissuto è simile a quello di quell'uomo che ai tempi faceva un po' il ragazzino, e anche a me veniva chiesto di essere un po' più leggero, di usare una voce più giovanile, perché effettivamente l'attore era la rappresentazione di un adolescente, anche se né io né lui eravamo più adolescenti, e quindi abbiamo giocato con la spensieratezza, con le situazioni imbarazzanti. Quindi ti dico la verità, è stato veramente un divertimento, nessuna fatica a entrare nel corpo di Marty McFly. Oggi ovviamente mi occuperei di Doc. Adesso sarebbe il sogno della mia vita interpretare Doc. Nessuno può chiamarmi Fifone. La scena in cui percepisco che mia madre mi vorrebbe insidiare sessualmente, trovo che sia una delle cose così sconvolgenti che può capitare a un essere umano, che quando l'ho fatta mi sono molto impressionato al pensiero che potesse mai succedermi nella vita una cosa del genere. Quella non l'ho dimenticata. Sono quei film che sono talmente giusti, talmente ben scritti, che è proprio difficile resistere alla forza attrattiva del film. In aggiunta a questo, c'era anche un modo divertente, inedito, di fare fantascienza. E poi, per la prima volta, diventava accessibile alle masse il concetto di paradossi temporali, che per i lettori della fantascienza è un concetto vecchissimo, che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. Per il grande pubblico era una novità straordinaria pensare che se tu vai nel passato puoi cambiare il presente in maniera così radicale, che quindi qualsiasi situazione nel passato comporta una responsabilità immensa. È stimolante, stuzzicante, e per chi ha una lettura un po' più alta è anche fonte di grandi riflessioni. Va visto perché ha una efficacia, un movimento, un ritmo, una quantità di accadimenti, una continua passerella di situazioni brillanti, comiche, surreali, imprevedibili, che è difficile trovare ancora oggi anche in una commedia straordinariamente ben scritta. Quindi è un esempio di commedia al cinema, come si dovrebbero vedere un po' più spesso, ma come sappiamo i capolavori non vengono tutti i giorni. Si ride a crepapelle, si vivono situazioni ai confini della realtà, senza bisogno di dire una parolaccia, senza bisogno di vedere nudo, e divertendosi in una maniera che non passa mai di moda. Devo dire che comunque continua a meravigliarmi vedere quanto le persone siano innamorate del fenomeno Ritorno al Futuro, quanto li abbia formati Ritorno al Futuro. Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà. Ragazzi, avevo 30 anni di meno. Sono diventato un signore di una certa età. Anche la mia voce è cambiata. Si cambia in 30 anni, rassegnatevi. Non posso essere lo stesso, capite? Per cui sono un po'
l'imitazione di quello che ero. Questo mettetelo in conto, eh. Non posso essere uguale.